I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Buonasera, benvenuti a questo appuntamento serale di Casalotto. Allora, ci siamo, state con noi e innanzitutto vi voglio ricordare già subito che domani inizieremo alle 14, quindi la puntata andrà in onda dalle 14 alle 15, mi raccomando, e ditelo in giro, poi domani sera ultima estrazione tra 24 ore, quindi in bocca al lupo, attenzione a quello che dirà Marco però, Ciao caro, come Ciao, stai? Ciao Clara, bene, assolutamente, sono rimasto qui, buono, prometto questa sera di non agitarmi come oggi pomeriggio, tutto dipende dalla scaletta, io non l'ho ancora nemmeno guardata, speriamo di stare calmo, di sorridere un po' di più. Oggi gli argomenti mi hanno un po' infuocato, quindi chiedo scusa perché magari qualcuno si è offeso, poi la cosa mi interessa poco. Erano tutti d'accordo con te, perché in effetti come si fa a non essere d'accordo? Basta che non c'erano politici all'ascolto. O banchieri. Non sarebbero stati molto felici della puntata. Vabbè, comunque ci siamo, è appunto venerdì sera, sono 24 ore esatte dall'ultima estrazione del mese di settembre, io e Lio siamo pronti, rimangono due consigli primari, quindi questa sera riusciamo a vedere con la parola tutto, mi raccomando, tutto non è un libro, un giornale, sette pagine di numeri, sono quattro robe e lo possiamo chiudere davvero bene, considerando anche tutto ciò che abbiamo già realizzato sulle sole 11 estrazioni che abbiamo vissuto. Quasi quasi mi dispiace che il mese chiude prima, perché appunto questo mese ne avrà 12, domani è l'ultima e di solito la media è quella di 13 estrazioni al mese. Qua per gioco d'inizio e gioco di fine, martedì siamo già in ottobre e devo dire che per come stava andando e come è andato, una in più a me avrebbe solo fatto piacere, ma entriamo nel mese poi delle vincite più importanti, ovvero ottobre, quindi va bene anche quello. State lì, insomma, dai, non mi arrabbio? Non lo so, io guardo, già con la prima notizia un po' mi arrabbierei, perché io adoro le edicole e gli edicolanti. Assolutamente. Proprio, non so, una passione. Io l'avrei voluto fare come lavoro, per leggere tutti i giornali, piano piano, ci vedi. È vero, e mi dispiace molto che stanno scomparendo. Sì, è vero. Questa è una tristezza infinita. È come le librerie. Io amo follemente la Feltrinelli, insomma, qua vicino a noi l'hanno dimezzata come a livello dimensionale, quindi insomma era meravigliosamente grande, è diventata una sorta di bugigattolo e di fianco il solito negozio di robacce. Vabbè, di cose diverse, ecco, non ne voglio. In centro a Milano c'erano, adesso scendi le scale. Se vuoi un libro devi ordinarlo e dopo andare, prima trovavi tutto, stavi lì, bellissimo. E su quel mondo lì io non accetto la tecnologia e il digitale, meraviglioso, tutto quello che vuoi, ma avere in mano un libro che riavrai in mano tra 20 anni, che puzzerà di vecchio, che sarà distrutto, fisicamente è uno di quegli oggetti, io non riesco a rinunciare, quindi mi rendo conto di poter tenere all'interno di un tablet, di un dispositivo dedicato alla lettura, ce l'ho, insomma anche quello, tieni valanghe di volumi in un cosino, cioè molto carino, però mi manca proprio, non lo so, ecco, la fisicità della lettura, io poi sono uno che ama leggere, non so a che punto siamo, perché io lì vorrei capire, ok, le librerie chiudono, biblioteche, allora biblioteche io mi sono abbinata, adesso si stanno uscendo, ne stanno facendo, infatti io negli ultimi anni vado in biblioteca, cosa che
Cioè, andavo in università, ma mai mi sarei immaginata di andare, che ne so, vicino a casa in biblioteca. Invece ormai lo faccio perché solo lì trovi libri. Non sapevo più dell'esistenza. Sì. Beh, non è una roba, sì, carino, però boh, vabbè, io ne compro tanti, quindi di libri ne ho, sì, assolutamente, ogni mese ci picchio dentro, ecco, quindi sì, mi piacciono molto. E cos'era? Allora, perché per questa brutta notizia, ecco, perché in 10 anni hanno chiuso 7.500 edicole, guarda, che io poi le adoro queste qua, belle grandi, tutte con tutto di più. Allora, un po' la crisi, come dicevi tu, della carta stampata che non conosce sosta, un po' perché quello dell'edicolante è un mestiere duro, è vero, sì. Levatacce all'alba, il freddo, il caldo del chiosco, pacchi di giornali da postare, orari infiniti, eppure l'edicola, come del resto un po' anche la cabina telefonica che solo noi abbiamo, ha rappresentato negli anni 60 e 70 una piccola guarnigione di cultura e di comunicazione urbana che ci è difficile lasciare andare del tutto. Che dovrebbe essere, non so, queste realtà dovrebbero essere aiutate appunto dai comuni, dalle regioni, alle province. Purtroppo si fa poco per le piccole botteghe. Beh, pensa però anche al seguito. Perché sicuramente abbiamo avuto un cambiamento delle edicole negli ultimi anni che hanno poi integrato di tutto e di più. Sì. Quindi ci sta il giochino per il bambino che arriva e varie robe. Però io li ho sempre trovati, a parte che mi piace molto l'odore dell'edicola, e poi mi piacciono tantissimo, io sono infantile, tutte queste varie collezioni che iniziano, poi tante volte ne inizi una, fai qualcosa, poi non la fai più. Però non lo so, è un mondo. Però io poi penso, ok, l'edicolante è il punto finale di, pensa come si deve, come si dirama, dall'edicola centrale a quanti lavori ci sono intorno appunto a ciò che l'edicolante poi vende. Quindi vuol dire che lì è una crisi che non va solo al chioschetto dell'edicola, ma poi a tutta la carta stampata. Ovviamente i giornali, che sono la cosa venduta in edicola, ormai sicuramente sono una roba obsoleta, perché ormai tutti alla mattina clicchiamo l'applicazione delle notizie e abbiamo già letto il mondo in 3 minuti. Questa purtroppo è appunto l'evoluzione. Quindi anche la televisione a un certo punto finirà e vivremo tutti... Cioè, l'idea di guardare la televisione dentro il telefono mi viene già da vomitare perché non la vedo, ho dei problemi ottici. Per i bambini, se tu vedi, vedono su YouTube, le serie, i cartoni e tutto qui, anzi no, qui questo è troppo grande, la metà di questo. Cosa vedi? Io non lo so, saranno tutti ciechi un giorno questi qua, vedremo che cosa... Sì. Io ho perso già, ho problemi miei, ho perso molto smanettando insomma con la tecnologia. Vabbè, comunque, problema che affronteremo tra 50 anni, Casalotto ci sarà ancora. Ma certo, ovviamente. Noi saremo avremo qui. Sempre 31 anni, certo. Tra 50 e avanti, va bene. Tutti bei capelli, vediamo il look magari da cambiare, bianco, vabbè, si usa, no? Quindi sì, sì. Belli bianchi. No, mi spiace molto per l'edicola, è vero, però anche qua in zona ne vedo tante chiudere. Sì, quella, una che c'è lì, che noi passiamo spesso, per venire da questa parte, una enorme, io mi fermavo sempre, infatti poi a un certo punto... Aspetta, qua a Buccinasco? Sì. Lì nel parcheggio? Sì, sì. È ancora aperta? No, nel parcheggio. Lì c'è anche un pappagallo gigantesco dentro che ti parla? No, quella non la conosco. Dove quella c'è vicino la chiesetta al Naviglio, dopo? Dove c'è il Naviglio, che prendi per andare in tangenziale. Ok. Cioè, ecco. No, è aperta, c'è adesso, un ragazzo. Adesso? Fa un giorno sì, un giorno però no, però era non chiusa, capito. È stata chiusa 3-4 mesi, sì. Perché non so se l'hanno venduta, affittata. Ma anche un'altra signora che ce l'ha vicino alla chiesetta, al paese dopo. Sì, siamo proprio qua. Del circondario. Però almeno sono contenta che abbia riaperto, perché in effetti senza un'edicola. Sai cosa? Così stavo pensando a quello che adesso, vabbè, ho parlato di un microcosmo che sono i 3 paesi intorno ad Assago, no? Che noi ovviamente attraversiamo per venire a lavorare e poi viviamo, perché a volte il pomeriggio poi ti fermi tutto il pomeriggio per fare la sera e cazzeggi. Perché i cinesi non comprano le edicole, comprano solo i tabaccai? Faccio questa domanda. È vero. Quindi ritirano tutte le cose in crisi. Questa, scusate, è una domanda che io lancio al popolo italiano. Perché anche non funzionano edicole. Le edicole. Però non capisco perché la popolazione cinese sta comprando tutti i tabaccai italiani. Ma se un italiano non riesce a tirare a fine mese, perché il cinese ce la fa vendendo sempre le sigarette? Cioè, capisci? Non capisco, c'è qualcosa che non mi quadra. Lo
Io un'idea ce l'ho, ma preferisco non instillarla perché sennò mi arrestano a fine serata. Sì, poi sai che io adoro i cinesi. No, però ma non è il cinese, sì, ma ci mancherebbe. Ma molti ce l'hanno con loro. Ma no. Una cosa importante, l'hai mai visti fare benzina? Ai cinesi? No, dove vanno a fare benzina? E sono questi proprio misteri. Qua sono quelle robe. No, però è vera questa cosa. Scusa, se io italiano ho un'attività da tabaccaio, no? Quindi quel che vende tabaccaio, non è che poi il cinese ci vende anche le lampade dentro, dice ok, forfetta a fine giornata perché vende dell'altro. L'attività è quella. Se io non ero in grado di portarla avanti e la passo, non lo so, c'è qualcosa che non mi quadra, non io mi quello torna. Che vedo è che loro hanno degli orari diversi, perché mi è capitato vicino casa, che prima, non so, dalle 8 alle 6, chiudeva alle 6, adesso se tu passi alle 9 di sera, entri e vabbè, c'è questo la... Questo è vero, sì, anche in Carlofarini. E quindi, cioè, sai... Cioè, uno aperto sempre. Sì. Ah, sì, è vero. Quindi, possono? Sai, si vede che sì. Non credo, sì, ma un italiano non potrebbe, no. C'è una... Prova a non chiudere un'attività entro le 19.30... No, ci sono delle ti prendi chiamano, una di quelle multe? No, adesso mi fa perché ci sono delle leggi, una normativa comunale che prevede appunto delle eccezioni. Per gli stranieri? No, per tutti. Non ci credo. Per tutti? No. Sì. No. Quindi adesso te la cerco, quella la normativa. Tornando all'attività precedente, avendone seguite altre, avendo amicizie che hanno negozi, negozietti. Ma dico una cosa recente. Non mi ricordo come si chiama la parte lì dei carabinieri, perché mi viene in asma, non c'entra niente perché quello è l'antisofisticazione. C'è un nome, non mi ricordo. Se tu hai 31, c'hai mezza Claire tirata su, ti sfondano alle 19.31. Quella guarda no. Perché infatti è facci la... caso, tutti i negozi aperti di notte, i vari supermercati etnici, tabaccai, è stata, guarda, nel 2011, in Comasina c'è una pizzeria aperta fino alle 3 di notte, il un italiano decreto non lo legge può. Sì, Salvitalia del 2011, la piena liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi, una legge nazionale, quindi per tutti. Allora siamo gli italiani che non abbiamo voglia? Non io lo non so, non detto, e sta alla persona appunto di decidere se tu vuoi stare aperto, se vuoi avere i tuoi orari, però infatti mi ricordavo di questo decreto legge appunto. Va bene, mi rimangio tutto quello che ho detto, ma rimane che i cinesi si comprano i tabaccai e non capisco perché. Tutto, i parrucchieri, infatti. Sì, è vero. Vabbè. Fumano molto. Sì. Non capisci, vendono di tutto. No. Anche lì, no? In quello che dico io, no, sa. Io quel che vedo sono la stessa roba di prima, ci sta adesso, poi probabilmente hanno un potere economico diverso, riescono magari a ritirare, anzi ben venga, se invece poi ritirano delle attività che riescono ad andare avanti, perché adesso a parte questa questione mi aveva così un po' colpito il mondo dei tabaccai, perché frequentandoli molto ovviamente è una roba che è noto, però ecco, per il resto mi rendo conto insomma che chi ha comunque un'attività oggi è proprio complesso. Sì, io non dovevo fare il polemico stasera. E vabbè, ma abbiamo parlato delle edicole, ci stava. Belle, peccato. Sì. Io ecco, da bambino c'avevo in mente l'edicola anche come lavoro. Anche perché avrei letto tutto. No, ma ti sentivi, allora, sicura. Io mi ricordo quando prendevo la metropolitana così. Chi c'era l'edicolante? Sì. Alla mattina prestissimo c'era solo lui, quindi eri lì che c'è una persona, amica, non lo so, era stupendo, è vero? Sì, bello. Li salutiamo tutti, dai. Quelli rimasti. Sì, infatti. Caro, a te che vuoi fare? Vado. Sì, vai di Vado là. Vado di là e andiamo assolutamente a parlare di un numero che è stato molto, molto importante in tutto il mese e che domani deve chiudere appunto i battenti del mese di settembre. Ieri lo abbiamo vinto molto bene perché è arrivato a Cagliari, è arrivato al primo colpo, quindi si è poi aggiunto alla statistica del mese, quindi con il gioco del 90 siamo arrivati a quota 8, i 9 rimangono 4, sono diventati 29, gli ambi di figura 9 rimangono 7, i terni appunto di figura 9, di quei 7 3 li abbiamo vinti e uno su ruota al primo colpo, quindi insomma di roba sto mese ne è andata tanta. Lo chiudiamo bene? Venite a vedere quanti pochi numeri abbiamo preparato, venite.
Molto bene, 895-095, vado veloce perché insomma poi tante chiacchiere le facciamo in studio. Qui è un momento importante perché poi è il tempo che la fa da padrone. Come ho detto prima, il gioco del 90, sicuramente prioritario. Andiamo a vedere due strade, bellissime consecutive, Genova-Milano. Io vi voglio ricordare che a Milano il 90 è in ritardo, è un intermedio alto. Lo abbiamo già giocato 3 volte col centenario, questo è un ambo che stiamo giocando tutti. Io vi consiglio questa traiettoria perché qua la 10-80 è una signora somma 90, siamo su 2 consecutive importanti, a Milano il ritardo del 90 è assolutamente comodo, quindi ci possiamo anche mettere un euro in più e stiamo usando il 90 con 2 abbinamenti, quindi sono 2 ambi. Andiamo poi ancora a Genova, 72 figura 9, Venezia 18 figura 9 somma 90. Eccone un altro proposto con l'ultimo terno, quindi c'è un terno secco su Genova-Venezia, 2 ambi su Genova-Milano e io qua ho scelto di scrivere occhio a Genova, è ovvio, ha la doppia condizione, quindi in teoria per domani sera è la ruota che va attenzionata. Vi ho detto tutto, vi aspetto dopo il tasto 3. Thank you.
con la prossima notizia. Però ti ho messo un dubbio. La mia, senza dirla, ecco, la mia spiegazione. Sì. Parlando non della... ti fa riflettere? Sì. Mai sentita però. Sono io forse business. Che sono malato di cattiveria. No, ho una mente perversa, l'ho pensato Non mi stupisce. Vabbè. Ormai non mi stupisce niente guarda, ce la teniamo. In questo mondo. Sì. Ce la teniamo, sì, il giorno che la sentiremo come notizia, perché secondo me prima o poi arriverà, noi la sapevamo già. Però dopo ti dico, qua, vabbè. E gli amici diranno, no, allora chiudete Casalotto, noi vogliamo fuori onda. Sì, infatti, no, meglio di no, meglio di no. Continuiamo le nostre chiacchierate perché è arrivato il momento di parlare della tua amica Meghan, la duchessa. Aspetta che le sconfondo. Ah no, questa è quella che non mi piace. Quella che non ti piace, infatti. Ma infatti la notizia, vabbè, sentiamo, diciamola. Se mi farà sorridere oppure no. No, vabbè, di quelle che, come dire, scoperta è l'acqua calda, no? Adesso no. È in viaggio, è in Sudafrica con il marito ovviamente e il bambino Archie. E dice che questo viaggio ha un valore ufficiale ma anche un effetto di fashion influencer non da poco, perché gli abiti meravigliosi come vediamo questi che sta indossando. Cos'è sta roba? Abiti meravigliosi, bellissimi, che poi però studiate apposta perché la criticavano talmente tanto di spendere miliardi in vestiti, allora questa volta è andata a mercato giustamente, no? No, no, ma neanche, che al mercato sono più stilosi, qua siamo proprio, vabbè. Ecco, vabbè, comunque questi abiti indossati hanno subito un rialzo di vendite del 625%, ecco. Il record spetta al cashmere khaki, più bello, figurati, l'ultimo. Indossato appunto durante la visita in una moschea, seguito dalla tuta, ma qua non c'è, mi sembra che sia un'altra tuta nera da 112 euro. Vabbè, queste, tutte queste qua, quando indossano una cosa, poi sold out, no? Come dire, la vendono. Ma allora che siamo stupidi noi. Sì. Cioè io se fossi una donna e perché quella lì si è messa quella roba lì verde sottobosco bagnato o verde catarro, è un verde orribile. Orribile. Guarda lì che roba. Orribile. Ecco, io neanche, cioè, ci coprivano i divani negli anni 70 con quella roba lì, mi ricorda le tappezzerie di casa di mia mamma, so, quelli erano i colori. Vabbè, comunque orribile. Sì. E io devo andare a comprare quello straccio perché quella lì, se, allora sono proprio stupida io. Sì. E allora va bene, andiamo avanti così. Voglio un'isola deserta, trovatemi un'isola, ma di un metro, uno scoglio, io sto lì, non voglio avere più niente proprio, che fare con ragazzi, l'essere umano. No, infatti, datemi, stiamo andando sempre più in fondo. Un'isoletta, una gallina, un po' di sementi e una capanna e io mi ritiro dal mondo. È vero, no, è tremendo, è tremendo. Poi... No, è quello il problema però, la reazione. Perché sì, siamo capire... noi. No, dai, ci sono stati personaggi stilosi, sua cognata, come si chiama? La Kate. La Middleton. Beh, devo dire, insomma, un po' di charme, un po' di stile, a volte ha, diciamo, riproposto un po' il vecchio tagliorino alla Chanel, magari un po' desueto, allora ci sta. Io poi quando sento che invece una cosa viene venuta sono contento perché l'economia si muove, quindi e siamo tutti più felici, ecco, solito discorso. E poi però mi sento anche di criticare quando poi il motivo è questo, ecco, perché un conto è rilanciare, rivedere, seguire uno stile che sia uno stile, però che questa signora, adesso a parte quello che io penso di lei, sia una stilosa, direi proprio di no, perché in quelle quattro foto pubbliche che l'abbiamo vista bene apparecchiata c'è dietro insomma tutto lo stylist della famiglia reale, non è che ha scelto lei, quindi lei personalmente mi sembra una un po' sciatta, ecco, da non seguire. Chiunque si può vestire così alla mattina, tiri giù la tapparella, spegni la luce, chiudi gli occhi, apri l'armadio, vai dentro e ti vesti, e eccola lì, il risultato è quello lì, non vedo una grande ricerca insomma. Io quello che spero è che almeno questi stilisti e queste aziende siano britanniche, perché infatti anche lì c'è la polemica che Kate veste, perché infatti se devono fare aiutare il paese, l'economia, ci sta, no? Che io promuovo gli stimisti, sì, perché si diceva che lei vestiva troppo stilisti americani. Ah sì, ok. Vabbè, però allora che sta roba quello. Qua, no, vabbè, io ecco su questa no, io invece quello non perché ci almeno metto aiuta, il naso. Visto che i cittadini britannici ti pagano, ti stanno mantenendo, almeno aiuta l'economia e promuovi
magari stilisti giovani, ti devi vestire dalla testa ai piedi con British, no? Quindi almeno sì, quello, vabbè. Non so. Sì, bere il tè inglese, ste robe qui. Tanto poi i British fanno tutti in India, quindi c'è lo sfruttamento indiano, quindi voglio dire, gira che ti rigira, è un po' come la ex moglie dell'ex presidente americano che vestiva Zara è spagnola, ah, sì, ma poi infatti. Tutto viene fatto tra la Turchia, sì, vabbè, lì Romania, c'è tutto un ambaradam, ecco, anche lì. È vero. Quindi, è che purtroppo il globale fa che questo è... Ci ha rovinato, la globalizzazione sì. Veramente ci ha rovinato. Uno dice, parlo di un marchio, no? È come la storia del Made in Italy, cioè, ormai il problema è che è mondiale, quindi... Sì, è vero. Vabbè, invece non è mondiale Casalotto, no. Perché solo qui in Italia, cioè andiamo di là e andiamo a parlare... subito dell'altra possibilità, perché poi c'è un po' di pubblicità e poi vedremo anche il tutto in uno per chiudere. Si parla del 9 e della figura 9, i veri protagonisti di questo mese, cioè la figura 9. C'è solo un ambo, andiamo. Eccoci, 89, 22, 77, Lotto Flash, corro perché abbiamo 3 minuti, poi c'è la pubblicità, ma io poi non potrò più parlare di questo meraviglioso portale che contiene, attenzione, 81, 27, 63, qua si è già parlato ieri sera, Bari-Napoli, troverete l'ambata 9 e qui vi chiedo di fare attenzione perché il 9 è attesissimo ed è il numero in ritardo nel mondo del 90 figura 9 e 9. Lui è uscito solo 4 volte, mentre per il resto si è vinto molto di più e tra Bari e Napoli l'opportunità è alta con un ambo e un terno. Classica giocata. Andiamo a Roma, non c'è spiegazione tecnica apparente, ma c'è un ambo di figura 9. Il migliore, quello mancante, e qua sì, posso dire, di 9 ne abbiamo vinti solo 4, di 90 solo 8, ma di ambi di figura 9, quanti ne abbiamo vinti? In 11 estrazioni, 29, ci sono stati 29 ambi e 7 terni, di quei 7 terni 3 li abbiamo vinti, uno anche su ruota era Bari al primo colpo di gioco, quindi attenzione perché settembre è stato un mese pazzesco. Domani si chiudono i giochi, le possibilità sono altissime, potremmo non vincere nulla, è già andata bene, ma questa non è una giustificazione, ci mancherebbe. Tecnicamente quella di domani è quella che vale di più, ci sono tutti i numeri di scarto che sono importanti perché devono chiudere il mese statistico, i nostri calcoli, giocando un ambo uno a Roma, una ruota e poi un ambo interno dedicato al numeretto 9 che è quello più importante perché manca nella statistica del 990 figura 9. Basta, tasto 3, vi aspetto. Sono tre cifre belle e sono perfette. Aprono veloci quella cassaforte che distribuisce a tutti buona sorte. 8, 9, 2, 2, 7, 7. 8, 9, 2, 2, 7, 7. Sette, sette. Chi le ama poi di amarle sai non smettere.
ma tra pochissimo torniamo, quindi rimanete lì. Tra poco. Bentornati, eccoci pronti per l'ultima parte di questa puntata serale. Vi ricordo ancora una volta che domani andremo in onda, domani pomeriggio anticipiamo, quindi andremo in onda dalle 14 alle 15, quindi dalle 2 alle 3, mi raccomando. Intanto preparatevi per le stazioni di domani, che è l'ultima del mese. Ah, ma poi arriva il mese migliore, posso dire? Sì, Beh, insomma, da mo' che lo diciamo, nel senso che ottobre lo aspettiamo da luglio in realtà, quindi ci siamo fatti luglio, agosto, settembre, devo dire è andata anche molto molto bene. Ricordiamo di questi mesi, quello più brutto a livello di risultati è stato giugno. Poi insomma, io credo che in Marco e Lio questo tipo di schiettezza sia ormai nota, quindi noi non siamo mai cambiati in più di 20 anni, perché poi certo io a volte leggo, allora ci sono due cose che io non posso sentire e sono due mondi emisferi nei nostri confronti, sono due frasi, due affermazioni che non tollero. La prima, che uno dovrebbe dire dovesse essere contento ma non è vero, è quando qualcuno scrive io ti seguo da 20 anni, gioco sempre e vinco sempre, non è vero. O l'alter ego, l'alternativa, che è io chiamo sempre e non vinco mai, non è vero. Quindi sono quelle due robe che mi fanno salire la pelle di foca, perché non è così. Poi allora lo ripeto, insomma, quello che noi commentiamo durante è il perché siamo su un'emittente nazionale da tanti anni, è per questo non ci saremmo più, ovviamente, certo. Se fossimo qua a raccontare la... In Veneto c'era una filastrocca, la Fola Lilola, è una roba, un flash, perdonami, è una filastrocca... Vabbè, la spero... ricordi? Sì, no? Ma sì, spero di non aver detto no, una bestemmia non l'ho detta, era la Fola Lilola, vabbè, dopo insomma faccio venire in mente, insomma, dai, dai, raccontare favole e... Non potremmo, no, ovviamente, no, ma non l'avremmo neanche mai fatto, non lo facevamo neanche quando non eravamo a carattere nazionale. E quel che accade, ci sono estrazioni orrende, vengono commentate per quel che sono, altre meravigliose e altre assolutamente normali o decenti, ognuna è fatta al suo modo. Perché io ho iniziato così? Non lo so. Non lo so, però è vero, hai ragione. E poi le persone... ormai non puoi ingannare il pubblico. Assolutamente. Il pubblico che gioca, che si pensa, sta molto che sia attento. Sempre, di più. Di è più. Vero, ecco, è vero. Quindi, noi non siamo quelli che passano la sera, poi voglio dire, seguirci. Credo, io a volte mi autoaccuso di estrema noia, quindi a volte io deraglio su altri argomenti. Non per intrattenere, non è il mio compito, però insomma, per dare quella che è una mia opinione, non far vedere che mi occupo solo di quello. Però. Devo dire che, insomma, non è che io e Lio passiamo le serate ad inventarci se domani diciamo che ce li ha dati la zingara al semaforo, se gli ha sognati quella lì e quell'altra e i morti e insomma, tutte ste stramberie non si sono mai viste nelle trasmissioni di Lio e di Marco. Vero. Cioè, una noia che a volte mi autoannoio da solo, vorrei dormire qua perché tanto è la solita roba. Però poi, ecco, quando andiamo con i risultati, ben venga. Ma questa però vuol dire, dall'altra parte, serietà. Poi bravo. Uno può dire, non c'è molta serietà nel dare i numeri. Beh, noi ci lavoriamo dietro. Poi certo, può essere un lavoro strampalato, lo ricordo. È una passione che è diventata un lavoro, ma perché lo avete poi voluto voi. E devo dire, insomma, noi cerchiamo di essere il più trasparente e noioso possibile, ma andiamo avanti perché insomma qua dei risultati ne devono arrivare e ottobre è atteso. Io non so per quale tutta roba, però ottobre sicuramente è un mese bello tosto. Infatti, le parole che io leggo spessissimo
da 4 anni a questa parte, sono proprio serietà e onestà nei vostri confronti, quello che piace però, alla gente. Sai Clara, anche questa cosa qua, no, io mi rendo conto, insomma, spesso mi piace raccontare in retroscena, cioè io qui dentro sono una persona insieme a Lio che è stata scelta da un'azienda che lavora per un'altra, cioè, con cui io non ho niente a che fare, non è roba mia, per cui tu dici è roba tua, ci mancherebbe altro. Tante volte ho raccontato, magari anche malamente, di molti personaggi che provano a fare Marco e Lio, ma chiunque può provare a fare Marco e Lio o fare qualcosa in televisione, ti compri lo spazio, te lo paghi, te lo fai. Io non compro niente, se mi pagano per farlo, quindi vuol dire che insomma dietro c'è anche l'attenzione su quello che tu fai, ecco, questo ovviamente va sempre ricordato. Poi anche l'importanza stessa del dove stai trasmettendo, perché non è mia, non sono io a pagare, di conseguenza insomma anche questo c'ha il suo perché. Per andare a finire al canale 7974 sono capaci tutti, pagati la trasmissione e poi racconta che la zingara ti ha dato i numeri, insomma non stiamo a prenderci in giro. Questo non vuol dire che Marco e Lio sono i migliori, perché di persone brave nel mondo del lotto, che comunque ci credono e ci lavorano proprio sulla matematica, quelli che sono poi dei sistemi, ce ne sono alcune in giro. Purtroppo non si vedono e mi piacerebbe invece si facessero vedere, e ci sono persone che amano questo tipo di mondo, che è quello del gioco, con tutti i calcoli, la statistica, ma non sono interessati ad entrare in un mondo, ma perché è così? Ma non l'avrei mai fatto neanch'io, mi ci sono ritrovato, spesso racconto pezzi della mia vita ed è andata così, va benissimo, perché ovvio è una scelta, nessuno mi ha puntato una pistola alla tempia, però ecco, io e Lio non siamo quelli che pagano per fare il lavoro che fanno, è l'esatto contrario. Tutti gli altri, ricordatevelo, pagano per fare quel lavoro lì. Questa è la differenza e questa porta alle riflessioni. Poi i numeri escono da una parte, dall'altra, chi se li inventa, chi li calcola, magari uno vince anche di più con quelli della zingara finti dati al semaforo, ma va benissimo, ci sta. Io però voglio rimanere con i piedi per terra, testa alta, e quando parlo dire ciò che penso. Spesso insomma ho pagato le conseguenze, però non è vero, perché anche le querele che io ho avuto sono tutte bene, perché quando mi è stato chiesto del perché è stata detta quella roba ho sempre avuto ragione, non ho mai pagato neanche lì, o le ritirano o... Visto. Però vedi che anche lì non sono cattivo, perché poi io non faccio la controquerela e quindi voglio i tuoi soldi, sei tu che volevi i miei, ma alla fine la chiudi. E questo Signori mi dà modo, no, nasce, ma Clara, mi dà modo di andare avanti a testa alta. Certo. Io poi ho miliardi di sfaccettature, montagne di difetti, ma vado dritto come un treno. Adesso tocca andare di là, bisogna anche parlare. Sì, no, infatti, dai, vai di là. Cosa dovevi dire? No, c'è il lupo, il numero domani. 23 del simbolo. Domani mattina andiamo okay, col lupo. Adesso, ecco, già deragliato, come capita sempre. Andiamo di là, perché io devo aprire il portale col tutto in uno. Ve lo dirò in 10 secondi, vi lascio 2 minuti per usarlo. Andiamo. Au. Eccoci, eccoci. Allora, devo andare veloce, perdonatemi, io devo veramente mettere lo scotch. Domani mattina mi presento con lo scotch, 89 34 94 34, è il portale, lo sapete, a basso costo, perdonate la fretta. Qui c'è il meglio a livello statistico, ecco che ritorniamo al lontano 1998. L'88 è mio, una ruota, attenzione, un ambo interno coi radicali che mancano. Lio, lotto segreto, ecco le nostre giocate storiche. Lotto segreto avete vinto anche ieri sera, quindi insomma è stato un mese importante. Ultima data storica di settembre per quanto riguarda l'ambo interno. E lui, quello che manca, ecco, lui ci ha fatto arrabbiare. 9,90 non è ancora arrivato, c'è quest'ultima chiamata sull'estrazione di domani, poi entriamo a ottobre, dove vedrete come si comporterà. Non dico altro. Tasto 3 per il meglio delle tecniche di Lio e Marco. Every time I go
finita purtroppo, mamma mia, ma domani alle 9.50 ci saremo ancora con voi. Con ricordate, Lupo. Con Lupo anche, che domani pomeriggio inizieremo alle 2, dalle 2 alle 3 saremo in onda. Brava, anticipiamo di mezz'ora e quindi mi raccomando, ecco, alle 14 sintonizzatevi perché lì c'è l'ultima puntata prima dell'ultima estrazione del mese di settembre, perché poi da settimana prossima ci siamo sempre. Grazie, buona serata, perdonate per i miei deragliamenti, ci vediamo domani mattina, ciao. Ciao.